Buongiorno miei carissimi amici di Investire in Borsa a caccia di dividendi. Nelle ultime settimane e anche negli ultimi giorni mi è stato chiesto varie volte di analizzare un ETF che ha una dividend yield in questo momento ai prezzi attuali superiore al 6,5% e mi hanno anche chiesto se è presente nel mio portafoglio. In questo video cercherò di dare una opinione. Una mia personalissima opinione su questo ETF e vi dirò se è presente nel mio portafoglio. Chiaramente, visto l'alto dividendo, sarebbe un ottimo ETF per raggiungere il mio obiettivo di pensionamento anticipato, pensionamento a 50 anni, tema che ho affrontato nel romanzo finanziario che trovate su Amazon in formato cartaceo, in formato digitale. Mi raccomando, è un romanzo e non è un libro tecnico. Quindi una piacevole lettura, ma non troverete nulla sugli strumenti di investimento. È più una cosa sulla psicologia dell'investimento. Allora andiamo ad analizzare questo ETF e vediamo se può essere un buon ETF per un portafoglio da pensionamento anticipato. Vedremo i pro e i contro, poi lo dico sempre, non si tratta di consigli di investimento o di non investimento. Io cerco di sviscerare nella maniera più completa possibile i pro e i contro di uno strumento, poi ognuno dovrà decidere per conto proprio. Ok? Andiamo avanti, vediamo subito di quale ETF si tratta. È un Legal and General India Government Bond, quindi come dice il nome stesso, titoli di Stato indiani. È a distribuzione, se volete vi allargo la schermata, vedete l'ISIN. Il ticker è molto facile, TIGR, grrr, come la tigre dell'India, allora tigre del Bengala e via. TIGR, per chi non l'avesse capito, è un ETF a replica fisica, distribuzione dei proventi, come piace a noi, con i dividendi. L'accumulazione lo lasciamo a chi ha bisogno di crearsi un capitale, questa è la mia opinione. Altrimenti poi andiamo a tagliare l'albero, taglia, 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 può essere che non rimanga più niente. Distribuzione TER 0,39%, dimensione del fondo 630 milioni di euro. Allora, dimensione del fondo mi sembra proprio ben capitalizzato. TER 0,39 direi che non è bassissimo, per carità. Però è corretto, insomma, per titoli di Stato indiani ci può stare un TER leggermente superiore alla media. Andiamo a vedere alcuni dati aggiuntivi. Allora, la valuta del fondo è il dollaro, ma attenzione, l'investimento è in rupie indiane e poi andremo a sviscerare questa cosa. Replica fisica completa, quindi ci sono tutte le obbligazioni presenti nell'indice, l'indice che è JP Morgan Indian Government Bond, Total Return, della dimensione del fondo l'abbiamo già detto, fondo ETF che è partito il 25 ottobre 2021, quindi sono 3 anni scarsi, non abbiamo uno storico enorme, però già qualche dato importante ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Questo è l'andamento del NAV da quando è nato l'ETF. Ha oscillato solitamente tra i 9,25 euro e gli attuali 8 euro. Alcuni di voi diranno l'ETF è ai minimi, è un'occasione di acquisto, minimi che hanno retto varie volte negli ultimi 18 mesi circa, però io anche dico, attenzione, è sui minimi, ma può creare anche nuovi minimi. Come? A volte si dice l'S&P 500 è sui massimi, ma creerà nuovi massimi. La stessa cosa vale anche al contrario, può creare nuovi minimi. Andiamo a vedere, sempre grazie a Extra ETF, la variazione percentuale. Con la linea verde-rossa possiamo vedere l'andamento del NAV. Quindi dividendi esclusi e siamo sotto di un circa 7% rispetto a 3 anni fa, quindi la data di partenza, con
compreso i dividendi, siamo circa un più 10%. In tre anni più 10%, insomma poco più del 3% medio annuo. Non è male, non è neanche tantissimo. È anche vero che negli ultimi tempi, insomma, abbiamo assistito un po' per tutto il mondo obbligazionario a una flessione, in particolar modo nel 2022, inizio 2023, poi c'è stato bene o male un rimbalzo, che in realtà questo ETF non ha colto granché, tant'è che in questo momento siamo ancora sui minimi. Se poi vi piace questo sito Extra ETF, io ve lo dico così, se volete sostenere il canale Investire in Borsa Caccia di Dividendi, potete iscrivervi gratuitamente usando il link che trovate in descrizione, mi offrirete una colazione al bar. Un piccolo gesto per sostenere il canale. Iscrivendovi avrete la possibilità di vedere tanti dati aggiuntivi, come sto facendo io in questo video. In questa schermata, sempre grazie a Extra ETF, potete vedere l'andamento del volume del fondo, quindi la dimensione dell'ETF. Ed è interessante vedere come è crescente nel tempo, ok? Ha qualche piccolo calo ogni tanto, fisiologico magari, però mostra come ci sia interesse verso questo ETF, quindi stanno continuando ad affluire masse. Questo direi che è un buon segnale, aumenta probabilmente anche la liquidità dell'ETF stesso. La composizione è ovviamente e totalmente a favore di titoli di Stato indiani. I primi 10, ma tutti e le 51 posizioni sono titoli di Stato indiani, con scadenze varie, lo vediamo anche qui, siamo 2053, 2033, 2052, 2036, 2026, 2050, insomma scadenze anche abbastanza lunghe, quindi una discreta sensibilità all'andamento dei tassi. La distribuzione semestrale, gennaio e luglio, quindi magari potrebbe essere interessante per chi è un po' scarico in questi due mesi. Come sta andando il dividendo? Beh, probabilmente in scia all'andamento anche dei tassi. Nel 2022 era di 35 centesimi di euro, l'anno scorso è salito a 51 e quest'anno è previsto a 53 centesimi di euro. Quindi un dividend yield del 6,59 al prezzo attuale, 6,59%. Ricordiamo che la tassazione, essendo titoli di Stato, India dovrebbe ricadere sicuramente nella white list e quindi la tassazione è il 12,50, quindi tassazione agevolata. Rating dell'emittente BBB, quindi qualcosa di simile all'Italia. L'India è una nazione insomma molto grande, in via di sviluppo, anche se comunque già ben consolidata. Adesso potrei essere smentito in futuro, però in questo momento mi sentirei di escludere che l'India possa scendere sotto il gradino di investment grade e diventare un junk bond, almeno nei prossimi anni. Poi se andiamo molto in là col tempo è impossibile prevedere il futuro, però direi che ha una struttura tale che in questo momento, insomma, nei prossimi 2, 3, 4 anni, difficilmente scenderà sotto la BBB. Poi il futuro mi può smentire tranquillamente. All'interno dell'ETF, le obbligazioni che sono comprese hanno una cedola media del 6,81, che si riflette in pratica in quanto distribuito sotto forma di cedola di dividendo semestrale. Se poi ci togliamo il TER, grosso modo viene proprio questo valore, 6,81 meno TER, e ci avviciniamo al 6,59 del dividendo. Yield to maturity 7,82. Cosa vuol dire? Che il rendimento alla scadenza delle obbligazioni che sono all'interno di questo ETF è del 7,82, quindi un 1% superiore alla cedola media. Questo in cosa si traduce? Si traduce in un fatto che vede probabilmente obbligazioni all'interno degli ETF che quotano sotto la pari. Quindi saranno obbligazioni che quotano sotto 100, quindi oltre a dare una cedola media del 6,81, probabilmente
portandoli a scadenza daranno anche un guadagno in conto capitale, e questa è una cosa di cui tenere conto. Ed è una cosa di cui, secondo me, sempre bisogna dare un'occhiata quando si analizza un ETF obbligazionario. Procediamo, andiamo sul sito dell'emittente, almeno una schermata la dobbiamo dare. Il mio consiglio è quello di partire sempre da Extra ETF, con l'iscrizione fatta tramite il mio link, dai, fatemelo dire, e per vedere tutti i dati in maniera anche snella, però poi un salto sul sito dell'emittente va sempre fatto per vedere anche i dati ulteriori. E viene sottolineato come l'obiettivo è quello di accedere ai titoli di Stato indiani in modo comodo, trasparente, perché è difficile obiettivamente comprare per noi investitori un titolo di Stato indiano in rupie. Come si fa? Non lo so, forse su Interactive Broker ci saranno, però diventa molto complesso. E tra l'altro si sottolinea, anzi l'ho sottolineato io in rosso, in valuta locale. Quindi il prezzo dell'ETF viene influenzato anche dall'andamento della rupia. E come va la rupia? Perché è un fattore di cui tenere conto, questo ragazzi, è un fattore di cui tenere conto. Allora, la rupia negli ultimi 5 anni si è mossa in un range tra all'incirca 0,0,11, dove adesso, e 0,0,13. La tendenza nei 5 anni è quello di una svalutazione. Se noi allarghiamo e andiamo indietro, anche prima degli anni 2000, degli anni 90 probabilmente, la rupia ha superato anche 0,0,25 e tra alti e bassi la tendenza è quella di una svalutazione progressiva. Cosa vuol dire? Che anche il nostro investimento, se dovesse proseguire questo trend, sarebbe a rischio di svalutazione. Questo è sicuramente un lato negativo. Quindi i lati positivi: abbiamo comunque un investimento in un titolo di Stato, comunque con un rating accettabile quantomeno. Abbiamo dividendo, una cedola molto molto elevata, tassazione agevolata. Il rischio grosso, secondo me, è il fatto di esporsi unicamente su una valuta ancora non consolidata come la rupia indiana. Un trend discendente si arresterà? Questa è una bella domanda. Il rischio è quello di andarci a trovare, ve lo faccio vedere, in una situazione come questa. Allora, questo qui è un ETF, ma ce ne sono tanti altri, ho preso il primo che mi capitava sotto mano, un ETF che investe in titoli di Stato dei mercati emergenti, però in valuta locale. Un iShares, e con la linea rossa vediamo l'andamento del NAV dal 2012 a oggi, quindi 12 anni. Ha perso il 40%. I dividendi di questo ETF sono molto elevati, più elevati rispetto ad altri ETF che adesso andiamo a vedere, denominati in dollari, però è uno specchietto per l'allodole, secondo me, perché il prezzo, più che secondo me sono i dati che parlano, il prezzo è via via discendente e non vi sembra che assomigli molto all'andamento della valuta indiana, questo grafico? A me sembra proprio di sì, tant'è che il rendimento totale, dividendi inclusi, in 12 anni è stato di un 15% circa, molto molto deludente. Quindi il rischio è quello di vedere dividendi che magari decrescono anche nel tempo, elevati ma decrescenti, con il prezzo che si svaluta via via che passa il tempo. Delle alternative, se proprio si vogliono investire in obbligazioni dei mercati emergenti, potrebbero essere due grandi classici che sono presenti nel mio portafoglio, e qui arrivo anche alla risposta alla seconda domanda: l'ETF Tigre è presente nel mio portafoglio o no? E la risposta l'ho data alla fine. Il rischio cambio, secondo me, è troppo grosso e non mi voglio accollare questo rischio, quindi preferisco andare a diversificare con un ETF le cui componenti, quindi le cui obbligazioni al loro interno,
sono denominate in dollari, quindi una valuta forte che sicuramente avrà la sua volatilità, ma che però tutto sommato mi lascia più tranquillo. Ad esempio l'iShares, JP Morgan Emerging Market Bond a distribuzione, cedola mensile IEMB, direi famosissimo, ne ho già parlato tante volte, rendimento da distribuzione al momento 5,64%, ok, un 1% in meno, ma mi lascia più tranquillo, sinceramente. Oppure il suo estremamente simile concorrente, il Vanguard Emerging Market Government Bond, sempre a distribuzione mensile, distribuzione più o meno simile, 5,73 contro 5,64, è sostanzialmente uguale, e ha una spesa leggermente inferiore, però il Vanguard performa forse leggermente peggio. Io li ho entrambi perché in realtà si muovono in maniera molto molto simile, ma con piccolissime differenze. Cerco di andarle a incrementare un po' alla volta, ognuna in base a chi magari ha performato leggermente peggio. Mi piacciono, mi piacciono un ETF, alla fine hanno un andamento abbastanza piatto a livello di NAV, come deve essere poi nel lungo termine per un obbligazionario, e i dividendi insomma non sono trascurabili. In questo momento sono quasi al 6%, in passato sono stati più bassi, poi chiaramente in scia al rialzo dei tassi a livello globale hanno aumentato anche loro il loro rendimento. Questa insomma la mia analisi. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Investire in Borsa Caccia di Dividendi e datemi pure la vostra opinione su questo ETF TIGR. TIGR, probabilmente hanno dato questo ticker perché l'India è la tigre asiatica, no? Va bene, dai, siamo arrivati alla fine. Direi che non c'è nient'altro da dire, almeno per quanto mi riguarda. Aspetto i vostri commenti, un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao.